ragazzi, sono Sebastiano della Laser Game, siamo qui oggi per farvi vedere uno dei nostri lavori. Allora, stiamo lavorando su un fucile del signor Dado, un nostro cliente. Praticamente è un low cost full metal URX. Allora, che cosa abbiamo fatto? Il cliente lamentava il fatto che il fucile sparasse poco e noi interveniamo con un tagliando. Allora, cosa consiste il nostro tagliando? Innanzitutto, all'apertura del gearbox, spessoraggio, ringrassaggio degli ingranaggi e la sistemazione della siringa. Allora, andiamo per prassi. Innanzitutto, il gearbox attualmente è stato già pulito, ingrassato e spessorato. Andiamo a visionare la situazione degli ingranaggi. Gli ingranaggi praticamente sono stati spessorati, come si può vedere, sono morbidi, girano senza torsioni. Questo è molto importante perché un ingranaggio troppo stretto, spessorato male, tende a creare delle torsioni che vanno poi a perseguire sulla batteria. Allora, innanzitutto gli ingranaggi, come potete ben vedere, girano morbidi con delle boccole da 8 mm cuscinettate. Passiamo alla siringa. Allora, la siringa praticamente, cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo ringrassato il cilindro, abbiamo cambiato il doppio o-ring alla testa cilindro, come potete ben vedere, e abbiamo cambiato l'o-ring alla testa pistone. Andiamo a fare la prova siringa. La prova siringa serve per vedere se la nostra siringa ha delle perdite d'aria. Sì, attappa il beccuccio della testa del cilindro, si innesta il pistone e si fa proprio un effetto prova siringa. Come ben potete vedere, sto facendo una pressione e non ci sono perdite d'aria. A questo punto andiamo a riassemblare tutto il gearbox. Eccoci qua alla chiusura del gearbox. Allora, innanzitutto cambiamo tutto il kit molle, questo perché, come potete ben vedere, le molle nel tempo tendono a usurarsi. Cambiamo allora la molla dell'antireverse, la molla dell'asta spingipallino e la molla del pacco lamelle. Allora, procediamo. Innanzitutto montiamo un kit e molla, come potete vedere, il sistema, scontate a 4,90. Vi faccio un po' di pubblicità. Allora, interveniamo nel montaggio della molla del pacco lamelle. Questo, facendo questo intervento, si garantisce alla nostra clientela un ottimo lavoro. Allora, perfetto, e questa è stata montata. Poi montiamo la molla all'asta spingipallino, la molla totalmente nuova, così non ci sono problemi. Ok, potete vedere, è stata montata anche la molla all'asta spingipallino. Poi andiamo a montare anche il derailleur. Montiamo un derailleur di serie e poi andiamo a montare la molla all'antireverse. La molla all'antireverse. E con questo siamo arrivati a un buon punto del nostro collaudo. Ok, adesso andiamo a mettere del grasso. Montiamo del grasso ad alte prestazioni
Perfetto, come potete vedere non ne mettiamo in eccessivo, perché mettendolo solo in questo punto, quando gli ingranaggi prenderanno la loro coppia, distribuiranno il grasso per tutta la terna. Abbiamo rimontato il gearbox nel body, abbiamo montato il motorino, il grip, e adesso andiamo a vedere il funzionamento del gearbox, se cicla bene. Allora, mettiamo il settore in semi, adesso stiamo utilizzando una batteria 7.4, come vedete il pistone viene sganciato sempre e non rimane mai a mezza corsa, perciò questo incide a un lavoro fatto bene, e nello stesso tempo la compressione dell'aria è sempre la stessa. Andiamo in rough. Come voi ben potete vedere, il fucile cicla bene e ogni volta che viene lasciato il grilletto, il pistone viene riportato in avanti senza l'utilizzo di nessun MOSFET, tutto in meccanica. Siamo arrivati al rimontaggio del gearbox al suo fucile, andiamo al crono per fare la misurazione, mettiamo il singolo, come si può ben vedere, penso che si noti, 0,99, abbiamo customizzato questo fucile dopo il tagliando. Il fucile è arrivato a 0,99. Andiamo con piccolo rough. Il ripescaggio è ottimo. Questo è uno dei tagliandi che facciamo ai nostri clienti ogni 6 mesi ai loro fucili, per avere un massimo delle prestazioni. Al prossimo video, ragazzi.